Avvocato Giuseppe Cece, consigliere comunale della lista Fratelli d'Italia Itri Nostra. Allora, si acuisce il malessere all'interno della coalizione che sostiene il sindaco Antonio Fargiorgio, prima l'avvicendamento di due assessori, il licenziamento di Paola Soscia e ora, a notizia di qualche minuto, è mancato definitivamente il numero legale per quanto riguarda il punto della gestione pubblica, un bando pubblico per la gestione del Museo del Brigantaggio e del Castello Medievale. Volendo fare il medico, qual è lo stato di salute di questa maggioranza, avvocato Cesce? Beh, penso che sia sotto gli occhi di tutti, con l'impossibilità per la maggioranza di sostenere il numero legale e quindi di consentire la deliberazione su tutta una serie di punti che erano fissati all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale. Si arriva a questo risultato probabilmente per una serie di mosse politiche che sono state completamente sbagliate, perché il sindaco, ben consapevole probabilmente della necessità di dover revisionare la propria maggioranza, ha comunque provato attraverso i capigruppo della maggioranza che lo sostiene, nella conferenza che si è svolta la settimana scorsa per indire il Consiglio Comunale odierno, a portare all'approvazione ben 14 punti, dopo che un Consiglio Comunale dal contenuto politico non si svolgeva dal 24 luglio dello scorso anno. Cercando poi di trasformare le comunicazioni del sindaco in un atto di nomina della nuova giunta di un Fargiorgio bis, comunicazioni che abbiamo visto essere durate pochissimi secondi e limitarsi soltanto alle indicazioni dei nomi degli assessori, quindi senza rendere chiaro al Consiglio i motivi, le motivazioni che sono state alla base di questa modifica dell'assetto di giunta. Nello stesso tempo, dal dibattito che comunque ne è scaturito, sono emerse una varietà di posizioni e di versioni circa l'andamento di questa crisi, che è una crisi di natura operativa, ma alla radice anche di natura politica, dovuta probabilmente ad una pressione da parte di Forza Italia sulla giunta per poter avere, secondo anche un criterio che rispecchia poi la formazione del Consiglio, un maggior peso all'interno della giunta comunale, il tutto miscelato con l'incombente campagna elettorale nazionale e regionale che vede all'interno della maggioranza candidati che si presentano per partiti dal segno politico opposto. Avvocato Cece, lei ha detto nel suo intervento che con questi due avvicendamenti la maggioranza consigliare di Antonio Fargiorgio si snatura, non è più la stessa rispetto a quella uscita dalle urne nel giugno del 2016. Il passaggio è questo: l'amministrazione Fargiorgio nasce su un'onda di civismo, di appartenenza del sindaco al di sopra delle parti politiche. Con la decisione del sindaco di azzerare la vecchia giunta e formarne una nuova con i nominativi che ha indicato, certamente aumenta il condizionamento che i partiti esercitano sul sindaco. La ritengo una mossa completamente sbagliata nella prospettiva del lungo periodo, cioè è una mossa che probabilmente può dare un respiro, che poi abbiamo visto essere molto corto, alla maggioranza e che sul lungo periodo potrà portare alla cittadinanza itrana, che poi è il bene che noi dovremmo da consiglieri comunali tutelare maggiormente, sicuramente degli effetti negativi, perché non c'è alla base di questo rimpasto, se vogliamo chiamarlo così, una visione programmatica, una prospettiva delle cose da fare che è completamente mancata in questo Consiglio Comunale. Ecco, vediamo un po' l'argomento che ha cagionato un po' anche questo allontanamento, o meglio il silurimento di Paola Soscia. La gestione pubblica del museo e del Castello e del Museo Brigantaggio.
Perché non si riesce a fare un bando come, siccome ha chiesto a ripetizione alla Noia l'ex vice sindaco e assessore alla cultura? Noi come opposizione, con anche l'impegno delle altre forze di opposizione, della mia capogruppo Elena Palazzo, abbiamo dall'inizio di questa consigliatura avanzato una serie di proposte all'amministrazione che certamente comprendevano anche una gestione più aperta di quelli che sono i gioielli di famiglia, quindi il castello e la struttura del Museo Demoantropologico del Brigantaggio. A queste richieste abbiamo sempre trovato una chiusura che noi dell'opposizione ben sappiamo ricondurre ad una serie di condizionamenti che l'amministrazione subisce da parte di esponenti dell'associazionismo, comunque ricollegabile alla Proloco, che siedono in seno alla maggioranza. Quindi il sindaco, in altre parole, paga in termini politici molto pesanti la difesa strenua di quelle persone che in qualche modo sono riconducibili alla gestione della Proloco. Tutto questo probabilmente con delle valutazioni più attinenti a quello che è un po' il modo di gestire la cosa pubblica nell'interesse dei cittadini si sarebbe potuto evitare, evitando alla maggioranza e all'amministrazione comunale un logoramento. Questo non si chiama conflitto di interessi? Noi l'abbiamo chiamato così, abbiamo convocato su questo dei consigli comunali straordinari richiesti dalle opposizioni, tant'è che poi a distanza di un anno dall'insediamento della Giunta le persone che versavano in quelle posizioni di aperto e chiaro conflitto hanno rassegnato le dimissioni da quegli incarichi con cui confliggevano. Diciamo che questa amministrazione comunale parte proprio sotto il segno di queste conflittualità che mi hanno portato addirittura nel primo consiglio comunale a votare contro la validazione dell'elezione di alcuni consiglieri comunali e dello stesso sindaco, atti che restano depositati nei verbali del consiglio comunale. Ecco, domanda finale che di natura politica. Paola Soscia, sino a qualche ora fa diceva io resto in maggioranza, ma con aver appoggiato anche la vostra richiesta del numero legale penso che dalla maggioranza da oggi penso che sia politicamente fuoriuscita. E la maggioranza Far Giorgio, il fatto che abbia dovuto cedere due deleghe pesanti in giunta, adesso è vincolata più pesantemente e più frontalmente a Forza Italia? Paola Soscia è una persona che ragiona.